Giulia Molinari, 38 anni, un buttero. Non se, guardate come il suo abbigliamento parla da solo, la cravatta, la camicia bianca, la giacca e il simbolo dell'associazione a cui appartiene e che cerca di portare avanti una tradizione che è un po' il simbolo, il biglietto da visita della Maremma. Così giovane, però radici antiche, perché lo zio, insomma, raccontaci un po', Giulia. Allora, sì, è una tradizione di famiglia, quella di essere legati al mondo equestre, in particolare al cavallo maremmano e al mestiere del buttero. Lo zio di mio babbo era un celebre massaro dell'azienda agricola di Alberese, e la passione per il cavallo è nel nostro DNA e io non posso fare a meno che proseguirla. Tutto è nato con quelle passeggiate quando ancora eri una bambina veramente piccola, fatta insieme al babbo, insieme allo zio, e adesso sei un po' il simbolo del buttero in Maremma e cerchi soprattutto di portare avanti in che modo questa tradizione, perché lo zio Italo avrebbe voluto così. Sì, lo zio avrebbe voluto che noi portassimo avanti la tradizione del mestiere, lo facciamo attraverso un'associazione. Personalmente lo faccio nel mio quotidiano, semplicemente continuando ad andare a cavallo con mio padre e continuando a vivere il nostro ambiente, la nostra natura nel modo in cui lo zio ci ha insegnato. Attraverso caroselli, siete stati per tantissimi anni il biglietto da visita della Maremma a Fiera Cavalli. Sì. Lo zio era stato tra i fondatori di un'associazione, Associazione Butteri della Maremma, e con questa associazione noi abbiamo veramente visitato l'Italia intera portando la nostra tradizione, la tradizione maremmana del modo di montare che abbiamo in Maremma, il nostro cavallo. Lo facciamo con degli spettacoli che mettono in evidenza le qualità del nostro cavallo, del cavallo maremmano e le caratteristiche del nostro modo di andare a cavallo. Giulia, tra l'altro, non è soltanto folklore, ma è una cosa che voi sentite veramente, che avete nel DNA, come dicevi prima. Sì, non è assolutamente solo folklore, è passione, è modo di vivere, noi lo facciamo per davvero, ecco, non è un travestimento.